Cari quadisti, buongiorno. Paddock Boxa, Team RZ, Emanuele Giovannelli. Grande gara con Nicola Montalbini, un duetto dall'inizio alla fine, pochi metri, siete stati grandiosi. Giova, grande Giova, dopo le vittorie straordinarie dell'EICMA, ancora un nuovo confronto. Questa volta in gara 1 però l'ha avuta vinta Nicola. Come hai fatto qualcosa a questo mezzo o stai lavorando esclusivamente per il 2011? No, il mezzo è ancora lo stesso dell'anno scorso, diciamo che siamo a buon punto, il motore dentro, quello che speriamo sia molto più performante. Per la gara di oggi sono contento perché ho visto che è stata la prima volta che ci siamo avvicinati un po' col gap, perché hai visto, ho sempre fatto tutta la gara vicini, un po' guadagnavo io, un po' perdevo, li guadagnavo, io li guadagnavo, e alla fine siamo arrivati con un distacco di 9 decimi, quindi vuol dire che il passo... Sì, tutta la gara, veramente, esatto, era qua. Abbiamo visto sinceramente Nicola avere un grip o comunque un'uscita dalle curve superiori a te, cioè proprio sull'uscita della curva ti mangiava metri. Con il nuovo motore del 2011 pensi di riuscire a recuperare questo gap che abbiamo all'oggi? Cioè? Lo stiamo facendo apposta, infatti il nostro problema grosso è neanche tanto la velocità di punta da lanciare, è proprio la ripartenza da fermo, che purtroppo Nicola è anche molto più leggero di me e anche veramente un gran bel quadro, complimenti al loro team che sono stati veramente bravi. Noi stiamo lavorando sperando di arrivare molto competitivi per la stagione 2011. Questo è importante, ci vuoi raccontare qualcosa di nuovo sul 2011 che stai preparando? Si dicono grandi cose del lavoro che tu stai facendo per Yamaha e dell'evoluzione che stai portando sui quad, cosa che Yamaha, diciamocelo chiaramente, non ha fatto, cioè ha portato evoluzione sul modello cross, ma per quanto riguarda il modello quad non è andata ad inserire le innovazioni. Che cosa hai fatto, mitico Giova? Come dici te, purtroppo il quad Yamaha è rimasto un po' indietro a livello di motore, noi allora abbiamo deciso di montare il motore dell'YZF450 a iniezione col cilindro rovesciato, che diciamo che già come base ha una decina di cavalli in più, 8 cavalli in più da motore a motore, quindi penso di riuscire a colmare un po' di gap che abbiamo in questo momento. Questo è importante. Per quanto riguarda la struttura del motore, stiamo parlando sempre del 5 valvole o come quando Valentino Rossi ha iniziato a vincere i mondiali la Yamaha è ritornata al 4 valvole? Sì, di sicuro quello che usiamo adesso è un 5 valvole, quello nuovo invece è un 4 valvole molto molto potente. Quindi meno giri in alto, ma sicuramente una miglior coppia, certo. E una migliore